Ciao a tutti, Elena Dorina. Allora, in questo video diciamo che avrei molte cose da dire. Non fate caso al mio aspetto, alle mega occhiaie, ma è anche questo quello che vi vorrei dire. Praticamente ultimamente non ho più caricato video perché ultimamente sto sotto con varie serie TV, ne sto vedendo 4, quindi diciamo che come dire, se li mettiamo qua. Diciamo che la notte sono più per le serie TV e quindi in teoria non ho fatto altri video per questo, perché visto che la notte la passo tutta la notte a guardare queste serie TV, praticamente poi il pomeriggio dormo, quindi sapete, io di solito carico i video verso le 2 di pomeriggio, però cioè non ce la faccio fisicamente perché ho proprio sonno e quindi per questo non ho girato video. Se mi vedete un po' diverso è perché ho messo le ciglia finte magnetiche che sono favolose. Ho fatto la barba, ma comunque. Quale serie sto guardando se vi interessano? Allora, sto guardando ultimamente Sex Education su Netflix ed è favolosissimo. Peccato che è soltanto una stagione, tipo l'ho vista tutta in un giorno. Poi sto vedendo di nuovo Buffy l'ammazza vampiri perché lo adoro e sto anche rivedendo i Cesaroni. E poi sto anche vedendo come serie TV Orange is the New Black, quindi ragazzi, cioè ditemi voi come mi dovrei comportare, cioè so che sono tutte e quattro con tematiche diverse, però io seguo tutto, un po' come la musica, ascolto tutti i generi, quindi mi piace un po' tutto. Poi mi piacerebbe andare molto a vedere Annabelle, che mi metto che vorrei andarla a vedere al cinema, Annabelle 3, però cavolo, questo io di solito lo fanno di pomeriggio e io dormo momentaneamente il pomeriggio. Infatti non so nemmeno quando voi vedrete questo video perché spero di non so stare sveglio il pomeriggio, ma che ho qua? Capelli ricci, bene, benissimo. E quindi tipo niente, sono un po' sbattuto, cioè le occhiaie pessime, le ciglia favolose. Quindi niente, cioè fatemi sapere un po' voi se siete anche voi in un periodo di serie TV indipendenti. E niente, cioè creano tante dipendenze. Poi per ora proprio Buffy lo sto guardando tipo in una maniera assurda, tipo lo guardo di più di tutti. E poi tipo una puntata dura 43-45 minuti e tipo vederne tipo 5-6 al giorno cioè vi capita la notte tipo anche di dormire mentre li guardo perché proprio di quanto mi piace tipo non vorrei mai smetterlo e tipo mentre lo guardo capita che mi addormento della forte stanchezza, cioè manco me ne rendo conto ultimamente. E momentaneamente faccio una vita che tipo tutta la notte sto sveglio e dormo praticamente, vado a caricarmi tipo dopo pranzo, faccio tipo tutta sta tirata e tipo poi dormo tipo dall'una, no, l'una no, le 2 su per giù, quando io dovrei pubblicare il video e non ci riesco perché ho sonno, dalle 2 tipo alle 6 di sera e poi si ricomincia, cioè non dormo tantissimo in realtà perché dalle 2 alle 6 di sera sono 3, 4, 5, 4 ore, quindi però sì. Mamma mia. Che occhiaie devastanti. E niente, io vi saluto, spero di ritornare il più presto, di riprendermi perché non posso più andare avanti così. Io ho in mente di fare anche una nuova aprire una nuova rubrica che praticamente sarebbe galleggia o affonda, che praticamente proveremo insieme degli oggetti da provare a vedere se galleggiano o affondano. Quindi io vi direi di iscrivermi al mio canale e comunque ritornerò presto, dai, cioè sono stati diciamo questa settimana di più perché
c'è l'euforia di aver riniziato a vedere le serie TV, però sì, piano piano mi calmerò perché poi ne va della mia salute mentale, cioè dormire durante il pomeriggio e la sera quando potrei uscire, invece no, sto a casa a guardarmi le serie TV, quindi niente. Vabbè. Comunque, io vi saluto, vi mando un mega bacio, scusatemi se per tutto il video ho guardato così, ma ci sta la telecamerina che mi posso guardare, invece dovrei guardare qua. E niente, io vi lascio qua sotto nell'info box tutti i link dove potete trovarmi, anche la mia lista Amazon. E niente, vi mando un mega kiss, e se volete iscrivetevi perché penso che oramai ritornerò a fare video normalmente, ovvero il martedì, giovedì e la domenica.